Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. In questo nuovo video andrò a riallestire il box del Tarme della Farina. L'avete visto sullo spacchettamento del pacco di Italian Cricket Farm, ma siccome lo voglio fare un fatto meglio perché c'era una scatola gigante per 50 grammi di tarme, lo faccio fatto meglio in questo contenitore qua, che è abbastanza grande per loro. E con il pan grattato. Quindi adesso andiamo ad allestire il box. Adesso iniziamo mettendo all'interno del box il pan grattato. Vediamo se questo qua basta, ma non credo. Esatto. Ma comunque andiamo a spalmarlo bene su tutto, spalmarlo, stenderlo bene su tutto il fondo. Penso che ora debba essere abbastanza, ma ne vedo ancora un po', così possono anche andare sotto le tarme. Ok, vado a chiudere il pan grattato. Questo era il primo step dell'allestimento. È venuto fuori così tutto il fondo con il pan grattato. Ora passiamo al secondo step. Il secondo step dell'allestimento del box per le tarme e la farina è aggiungerci le tarme, quindi ora ce le vado a mettere tutte dentro. Ok. Ce n'è rimasta una nel box, non so come abbia fatto a rimanere attaccata, ma non è un problema perché adesso la vado a mettere con la mano. Eccolo qua. Messe tutte dentro il tarme nel box. Adesso che abbiamo sia il pan grattato dentro il box e sia le tarme della farina sono anche loro dentro il box, non ci rimane che fare una cosa, dargli da mangiare. E ora vi faccio vedere cosa si può dare da mangiare alle tarme della farina. Quindi, ora che abbiamo sia le tarme e sia il pan grattato nel box, andiamo a dare due fettine di insalata. Gliene vado a mettere una qui e una qui, che è una delle possibili alternative, cioè una delle possibili scelte che abbiamo per nutrire questi insetti. L'alternativa ve la farò vedere adesso. Un'altra alternativa o scelta, la scelta che abbiamo quindi sono o verdure, che sono da prediligere alla frutta perché sono meno zuccherine, tendono ad essere meno zuccherine. Un'altra scelta che abbiamo è cibo secco, per cibo secco intendo le crocchette del cane. Io do le crocchette del mio cane e le vado a mettere un po' in tutto al box, okay, che così tutte riescono a prenderle. Quindi questo qua era un po' come ho riallestito il box della tarme alla fine, ma che potete prendere anche voi come esempio. E adesso noi ci vediamo per l'altro. Questo video finisce qua. Se il video vi è piaciuto vi ricordo che potete lasciare un like se non l'avete ancora fatto, iscrivervi al canale, lasciare un commento e attivare la campanellina. Se voi attivate la campanellina non vi perderete le mie prossime notifiche sui miei video che usciranno lunedì, giovedì e sabato alle 2. Quindi noi ci vediamo a un prossimo video e quindi niente, ci vediamo al prossimo video che sarà il video sul Drone Reptiles. Al prossimo video.